La creatività fa scuola, lo hanno dimostrato gli studenti di tutta Italia che hanno partecipato all'annuale appuntamento organizzato da diregiovani.it e agenzia di stampa Dire. All'auditorium del San Leone Magno, studenti, docenti e dirigenti scolastici si sono alternati sul palco per raccontare le iniziative realizzate e le attività svolte nel corso dell'anno. Un appuntamento nato per premiare e valorizzare l'impegno di tutta la comunità scolastica. Informazione, nuove tecnologie, ambiente, cittadinanza, uguaglianza, non violenza, i temi affrontati durante l'evento. Per l'occasione è stato anche consegnato il tradizionale premio Ultimi Educatori, per dare il giusto valore a chi svolge un lavoro fondamentale nelle scuole e nelle vite dei ragazzi, ovvero docenti e presidi, pilastri portanti per i giovani considerati ormai la generazione perduta. Si è chiusa oggi l'occupazione del liceo Manara di Roma dopo 3 giorni di attività autogestite dagli studenti. I ragazzi avevano occupato la scuola nella notte tra lunedì e martedì, spiegando con un cartellone affisso fuori dal cancello le loro motivazioni. Dopo diversi tentativi di trovare un accordo con la preside e i docenti, gli studenti hanno poi svolto diverse attività e riconsegnato la scuola. Siamo voluti rimanere perché crediamo nella protesta che stiamo portando avanti, ha raccontato Filippo Gattini, rappresentante d'istituto. Lasciamo la scuola per permettere che si svolga l'open day di domenica ed evitare il rischio di accorpamento dell'istituto. È stato intitolato a Sergio Marchionne il nuovo campus scolastico di Amatrice realizzato dopo il terremoto del 2016 grazie alla vendita con un'asta record di 7 milioni di dollari di un modello di La Ferrari. L'idea di questo contributo straordinario per il nuovo istituto era stata proprio del manager del Cavallino Rampante, scomparso l'anno scorso. Durante la cerimonia di intitolazione nella palestra della struttura, a cui hanno preso parte tra gli altri il presidente della Fiat, John Elkann, la vice ministra dell'istruzione Anna Scani, l'assessore alla Regione Lazio al lavoro, scuola e formazione Claudio Di Bernardino, il sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, sono stati anche scoperti una targa nel cortile e un motore Ferrari. La Ferrari offrirà inoltre la possibilità ai migliori studenti dell'istituto di vivere un'esperienza formativa di una giornata a Maranello per conoscere da vicino l'azienda. Dalle scuole. Istituto Comprensivo di Donato di Roma. 2 nuovi campi sportivi polifunzionali e un'area giochi nel cortile sono stati inaugurati con il presidente della Regione Lazio e segretario del PD Nicola Zingaretti e la presidente del primo municipio Sabrina Alfonsi. Liceo Lombardo Radice di Catania. Alla scuola siciliana arriva l'ambulanza letteraria nell'ambito del progetto Libriamoci. Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Jacopo Germolet, studente del Liceo Scientifico Internazionale, ha conquistato il primo posto nella competizione di lingua e cultura cinese a cui partecipano studenti provenienti da ogni parte del mondo. Scuola media di Bosso. I professori scendono in campo per solidarietà posando per un calendario venduto in beneficenza e realizzato dagli studenti. Istituto Comprensivo Patti di Trecastagni. Realizzate shopper di tessuto riciclato per fare la spesa in famiglia. Per tutte le notizie consultate il sito diregiovani.it.